in classifica. Ci prova subito Letizia con questa fuga, questo tiro, poi Perilli va a raccogliere un pallone quasi fuori dall'area di rigore con le mani. Bella azione della Reggiana, cross di Mignanelli, non arriva l'appuntamento per la deviazione vincente. Bella azione della Reggiana. Brutto disimpegno poi Granata, darà origine al gol al 17° minuto con Frascatore. Bartolomei non controlla il pallone, Iuri Gonzi prende palla, Caridi, pallone in profondità e il tiro di Gonzi dai 16 metri sorprende Perilli ed è l'1-0 in favore del Mantova dopo appena 17 minuti di gioco. E così la Reggiana subisce l'ennesimo gol in casa, è l'ottavo gol che subisce in casa la Reggiana, il doppio dei gol subiti in trasferta. 1-0, ci prova ancora il Mantova, Gonzi schiaccia il pallone per terra, pallone che termina poi sul fondo. E la Reggiana, beh, combina veramente poco là davanti. Una punizione di Maltese, debole, centrale e per di più alta. Poi attenzione a Bruccini, gli danno campo, il taglio di Siega e Siega sull'uscita del portiere mette dentro. Siamo alla mezz'ora e la Reggiana raggiunge così il pareggio. Ci sarebbe la possibilità a questo punto veramente di vincerla questa partita, ma la Reggiana con questo 4-3-3 con i tre piccoli là davanti fa un po' di confusione. Posizione regolare è Scrosta che tiene in gioco Siega, dunque tutto regolare. La Reggiana ci prova prima con Letizia, pallone sul destro, il tiro centrale, Pane ribatte e poi ancora la Reggiana, pallone messo in mezzo, ancora Letizia, pallone che termina sul fondo. 41esimo minuto, c'è una conclusione di Nolè con il pallone che termina a lato e così termina anche il primo tempo. Nella ripresa parte meglio il Mantova, anche se la Reggiana ha subito una bella occasione, ma è il Mantova veramente a rendersi pericoloso. Qui Sabotic s'addormenta un po', bravo Frascatore a togliere il pallone al centravanti Marchi, azione pericolosa questa del Mantova su una svista difensiva. Ed ecco la Reggiana che ci prova con un'azione insistita di Letizia, il tiro Pane riesce con i piedi, Pane portiere del Mantova, a ribattere. Malinteso tra Mignanelli e Perilli, Perilli chiama il pallone, Mignanelli glielo toglie, fortunatamente Caridi spedisce il pallone sull'esterno della rete. Incominciano i cambi, dentro Arma, fuori Bartolomei, Siega va a fare il centrocampista, si gioca con un 4-2-4 in pratica. Siega, Mignanelli, tiro centrale, facile l'intervento di Pane, siamo al 16° minuto, poi ancora una conclusione da parte del Mantova con Perilli molto attento sul tiro di Gonzi, nuova sostituzione dentro Pazienza al posto di Letizia che aveva dato tutto ed era in preda a crampi, Siega cinturata e messa a terra, sarebbe stato punizione dal limite, ci sembra che il fallo sia fuori dall'area di rigore, l'arbitro se ne lava le mani, dice non è successo nulla, il tiro di Siega, la parata del portiere Pane, poi la Reggiana ci prova con Arma, partito però in posizione di fuorigioco ed ecco la grande occasione per la Reggiana, un colpo di testa di Nolè che anticipa netto l'uscita del portiere, il pallone però purtroppo termina sul fondo. Questa è stata l'occasione più nitida della Reggiana in tutto il secondo tempo. L'ultimo è un colpo di testa di Sabotic, l'arbitro vede anche una spinta dello stesso Sabotic su Trainotti e concede il calcio di punizione. Finisce così tra la delusione del pubblico. La Reggiana